Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV. Siamo qui per parlare della incredibile, assurda serata che è andata in scena ieri sera allo stadio Marassi di Genova, dove l'Italia, la nazionale di Prandelli, non ha potuto affrontare la Serbia, o meglio, la partita è stata sospesa dopo 7 minuti per le intemperanze, ed è un termine assolutamente gentile, degli ultra e dei teppisti venuti dalla Serbia. 17 arresti, 16 feriti nella guerriglia scatenata dai teppisti serbi a Genova, in manette anche Ivan Bogdanov, che sarebbe il capo ultra vestito di nero, ripreso dalle telecamere mentre tagliava la rete di protezione. Lo avete visto tutti. Di questo argomento parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli, che è collegato via telefono con noi dalla redazione di Milano. A te, Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici della Web TV di Quotidiano.net. Ecco, dacci pure la tua interpretazione di questa incredibile serata. Ma sai, man mano che il bilancio di quanto è accaduto ieri sera allo stadio di Genova si delinea nella sua ampiezza e nella sua gravità, le prime considerazioni rafforzano le impressioni maturate a caldo. Intanto è stato commesso un clamoroso errore di sottovalutazione, ovvero è stato consentito a questi criminali di venire indisturbati dalla Serbia. Peraltro ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che dal 2009 non è più necessario il visto d'ingresso nell'Unione Europea per chi provenga dalla Serbia, che è nazione candidata a far parte della stessa UE. E quindi è evidente che sia stato sottovalutato il pericolo. Ora è già in atto lo scaricabarile fra le autorità italiane e quelle serbe. Le prime dicono di non essere state avvertite, le seconde ribattono che invece avevano da giorni allertato i colleghi italiani sulla gravità e sul rischio della situazione. Detto questo, è evidente che sotto il profilo della giustizia sportiva il minimo che possa fare l'UEFA è bandire il calcio serbo della competizione internazionale il più a lungo possibile. Sotto il profilo della giustizia penale è auspicabile che quella italiana non brilli come al solito per lassismo e clemenza e tenga in galera e processi questi delinquenti che ieri sera hanno rischiato veramente di trasformare lo stadio di Marassi in un altro Heysel, a giudicare come si stavano mettendo le cose, senza dimenticare che sugli spalti del Ferraris c'erano migliaia di bambini invitati dalla federazione perché assistessero alla partita tra l'Italia e la Serbia. Non sapere, non capire, non prevenire, non ricordare che stiamo parlando di una fra le peggiori tifoserie del mondo, caratterizzata da una violenza inaudita, da aggressioni, minacce, intimidazioni, da morti, ne ce ne sono contati due in questi anni in seguito a incidenti fra ultrà di opposte fazioni, da continue e sistematiche esibizioni di violenza, significa non avere una vaga idea di che cosa sia nel mondo dell'oliganismo internazionale il fenomeno rappresentato dagli ultra serbi, dove le motivazioni squisitamente sportive si mescolano a quelle ben più gravi politiche. Basti ricordare che molti fra i signori in azione ieri sera a Marassi appartengono agli ultranazionalisti che domenica hanno ferito 100 partecipanti al Gay Pride che è stato attaccato durante il suo svolgimento a Belgrado. Quindi sicuramente un errore di sottovalutazione. Dentro lo stadio è arrivato di tutto: bengala, bombe carta, tutto quell'armamentario che è servito per ricattare in qualche modo i giocatori in campo e l'arbitro, che è stato costretto a sospendere la partita. C'è una motivazione che viene suggerita al fondo addirittura di questa delirante serata, cioè gli ultra della Stella Rossa, di cui era capo appunto Ivan Bogdanov, avrebbero voluto contestare, lo hanno fatto anche materialmente con un petardo tirato sul pullman, il trasferimento del portiere al Partizan, dunque addirittura una faida quasi cittadina. Sì, questa è sicuramente una delle deliranti motivazioni che sono state addotte da questi criminali. Il povero Stojković ha trovato addirittura rifugio nello spogliatoio della nazionale italiana prima della partita, dopo essere stato aggredito in albergo, e come hanno raccontato gli stessi azzurri, in lacrime ha detto loro che mai e poi mai avrebbe voluto giocare questa partita. Ora, mi pare che la situazione fotografi perfettamente lo stato di delirio puro di questi animali da stadio, che evidentemente considerano il calcio semplicemente un pretesto per i loro disegni. L'agguato di Genova
era stato premeditato, l'arsenale che poi questa notte polizie e carabinieri hanno scoperto sui pullman che avevano trasportato gli ultra serbi è davvero impressionante, e la domanda che tutti noi ci poniamo è come sia possibile che se un normale spettatore italiano si presenti allo stadio e voglia entrare munito ovviamente di tessera del tifoso venga perquisito e debba lasciare anche i tappi delle bottiglie di plastica, e invece 2500 ultra serbi arrivino da Belgrado muniti di lanciarazzi, di bengala e di tronchesini per far saltare la rete di protezione e tutto quanto è il classico armamentario degli ultra pronti al combattimento. Questo è un episodio sul quale evidentemente bisognerà indagare, approfondire a lungo, anche perché ci sono precise responsabilità a livello anche di ordine pubblico. Basti pensare che nella notte sono stati fatti precipitosamente affluire a Genova 300 fra poliziotti e carabinieri di rinforzo ai colleghi liguri, e questo la dice lunga sul fatto che evidentemente questo evento non fosse stato considerato ad alto rischio, come purtroppo invece abbiamo visto fosse. Ebbene, chiudendo con una brevissima considerazione sul fatto che più del calcio in questa volta è stato sconfitto davvero il buon senso e l'organizzazione. Grazie a Xavier Iacobelli. Grazie a voi, buon pomeriggio della redazione di Milano di quotidiano.net. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.